Sciopero dei trasporti in tutta Italia con un'astensione dal lavoro di 4 ore dalle 9 alle 13. Per l'Abruzzo le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL scendono in piazza per protesta a Teramo. Alla preoccupazione del mancato rinnovo del contratto nazionale si somma quella per le ricadute occupazionali locali. In Abruzzo, infatti, si è già verificata una contrazione di 300 posti di lavoro in TUA che ha parzialmente esternalizzato i servizi. In particolare noi denunciamo la perdita di 300 posti di lavoro dall'atto della fusione in seguito a ovviamente pensionamenti, subconcessioni, affidamenti privati e quindi non, in pratica il turnover è bloccato, non vi sono nuove assunzioni, ci sono oltre 50 dipendenti assunti ancora part-time che ovviamente vorrebbero essere trasformati. E invece di fare questo l'azienda continua ad accedere alle agenzie interinali per sostituire questo personale andato via via scemando negli anni. Noi intanto chiediamo che ormai è giunta l'ora di cominciare a ragionare di un nuovo concorso pubblico, perché ricordiamo che questa è un'azienda pubblica. Sollecitiamo una presa di posizione convinta contro la lotta all'evasione. Qui in pratica non c'è un piano antievasione, addirittura da un po' di tempo a questa parte anche le biglietterie nelle ore pomeridiane sono chiuse, negli altri punti vendita è impossibile trovare i biglietti per le più svariate motivazioni e quindi le persone viaggiano di meno e quelle che viaggiano hanno difficoltà a reperire i titoli di viaggio.